Ben ritrovati, passiamo alle notizie di questa edizione. Questa mattina la Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato 11.000 paia di scarpe nel porto della città, tutte recanti marchi contraffatti Nike, Holger ed Adidas, per un valore di circa 550.000 euro. Il carico viaggiava a bordo di un tir con targa bulgara appena sbarcato dal traghetto proveniente dalla Grecia. L'autista, anche lui bulgaro, è stato denunciato. Il carico era accompagnato da una fattura falsa intestata ad un'azienda di Verona risultata estranea ai fatti. Le scarpe sono state sequestrate e destinate alla beneficenza. Molto probabilmente noi siamo attenti e vigiliamo quotidianamente, come è stato già detto in apertura della conferenza stampa, vigiliamo proprio sui prodotti contraffatti a tutela del Made in Italy. Non sappiamo, ecco, se era destinata qui in Puglia o anche altrove. Quello che le donne non dicono. È stato questo l'argomento di discussione tra gli studenti dell'ITIS Giorgi di Brindisi e la criminologa più famosa della TV, Roberta Bruzzone. Dopo aver presentato in questi giorni il suo libro su Sara Scazzi, Roberta Bruzzone sta incontrando nelle diverse scuole d'Italia gli studenti per sensibilizzarli sul terribile tema del femminicidio. Con gli studenti del Giorgi, questa mattina la Bruzzone ha aperto un acceso dibattito su quelle che sono le cause di questi frequenti omicidi, tutti al femminile. Un confronto interessante che ha offerto molti spunti di riflessione. Un sacco di cose le donne non dicono, non raccontano i loro segreti, le loro paure, le loro angosce, in particolare quelle che vengono generate dagli uomini che hanno accanto. E questo purtroppo è ancora un insegnamento che viene mediato a livello culturale, anche spesso all'interno delle famiglie. Le donne non dicono un sacco di cose, soprattutto alle persone che hanno più vicine, ed è fondamentale riuscire a squarciare questo velo di silenzio, perché è quello che permette molto spesso all'aguzzino di perpetrare per anni i maltrattamenti, gli abusi e purtroppo questo percorso verso l'inferno che sembra non poter mai terminare. Intanto un ringraziamento al Rotary Club Brindisi Valesio per aver permesso la presenza della dottoressa Bruzzone qui al Giorgi. Un evento importantissimo, un tema delicatissimo, scottante, il femminicidio. Ne parliamo con una persona, una criminologa, una psicologa forense che conosce esattamente le dinamiche di cui vogliamo parlare. Riteniamo che la scuola non possa chiudere gli occhi di fronte a tanto calpestare la donna. La scuola educa alla cittadinanza, educa ai diritti. Riteniamo che un momento di riflessione sia costruttivo e quanto mai fondamentale. Taranto, sulla vicenda del piano industriale dell'Ilva e sugli impegni di ambientalizzazione e mantenimento occupazionale della fabbrica più grande d'Italia, la CGIL e la FIOM di Taranto più volte si sono espresse con parole chiare, con risanamento e piano di investimenti. Ora, pochi giorni dalla chiusura delle indagini sull'inchiesta ambiente svenduto, il tema diventa il punto di snodo, non solo per quella fabbrica, ma per tutto il bacino lavorativo e produttivo adesso collegato. Ne ha parlato mercoledì 6 novembre alle ore 15.30 nella sede della CGIL di Taranto, in via Dioniso, Rosario Rappa, segretario nazionale FIOM e responsabile della siderurgia. Noi stiamo sviluppando in continuità una nostra iniziativa che ha al centro la salvaguardia della salute, del lavoro e dell'ambiente. Abbiamo da tempo presentato delle proposte, adesso siamo nella fase in cui bisogna discutere del piano industriale in relazione all'AIA approvata. Oggi noi avanzeremo il nostro punto di vista. Abbiamo già elaborato un nostro punto di vista rispetto al piano elaborato dai tre esperti del Ministero dell'Ambiente e quindi in continuità la FIOM si impegna a far rispettare la salute, l'ambiente e l'occupazione. Le vicende della magistratura, che sono elementi positivi che hanno contribuito a disvelare in questi anni come la rinvia a giudizio, quantomeno la chiusura dell'indagine su ambiente svenduto, sono un elemento a supporto della nostra iniziativa e, come dire, noi guardiamo con rispetto e con anche elemento positivo quello che la Procura sta facendo e ha fatto in questi anni. Ma noi siamo un'organizzazione sindacale e quindi diciamo la nostra, non guardando quello che succede in sede processo si farà,
verrà sviluppato, staremo a vedere, noi ci costituiremo, ed è l'elemento che anche oggi vogliamo sottolineare, in continuità con quanto abbiamo fatto in tutti i processi contro l'Ilva o contro le morti del lavoro, ci costituiremo parte civile come FIOM di Taranto, come CGL, ma anche come FIOM nazionale, quindi anche la mia presenza qua è legata a una scelta, una delibera di segreteria nazionale che abbiamo fatto, in cui la FIOM nazionale si costituirà a Taranto per la valenza che ha come parte civile nel processo. Tavola rotonda, Camera di Commercio sul protocollo d'intesa tra lo sportello Obiettivo Finanza e le banche per agevolare lo sviluppo finanziario delle piccole e medie imprese. Si tratta di un'iniziativa della Camera di Commercio di Bari per agevolare l'accesso al credito, un front office per il quale la Camera di Commercio ha affidato a Promoment Sud Est S.p.A. l'organizzazione e la realizzazione. Difficoltà e stato di salute delle aziende e rapporto con le banche. Misurare lo stato di difficoltà attraverso un test rapido. È evidente a tutti che esiste un fortissimo credit crunch. L'ultimo appello di Napolitano, poi rafforzato anche dal governatore di Banca d'Italia, confermano in maniera evidente che c'è una difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. La Camera di Commercio di Bari, tra le prime in Italia, ha lanciato questo progetto che si chiama Obiettivo Finanza, affidandone la gestione alla società che si chiama Prom S.p.A., che io rappresento, che è partecipata alla stessa Camera di Commercio, che ha un obiettivo fondamentale, quello di dare una mano concreta alle piccole e medie imprese che hanno bisogno di finanze, di accedere al canale finanziario. Il servizio, voglio dirlo in maniera molto chiara, è gratuito per le imprese, quindi non comporta un costo a loro carico e rappresenta un servizio di prima assistenza, cioè in buona sostanza lo sportello cerca di capire quali possono essere le difficoltà che sta incontrando l'impresa per provare a individuare un percorso di soluzione che porterà, se le cose vanno bene, poi al buon rapporto con le banche. Tenete conto che la maggior parte delle difficoltà, secondo me, che le imprese hanno oggi sono sì determinate da difficoltà produttive, ma anche da un sistema relazionale che non funziona più. C'è quel dialogo che era stato virtuoso per tanti anni tra le banche e le imprese e ha avuto un cortocircuito informativo. Cioè, oggi ci sono, diciamo, delle difficoltà di dialogo. Le banche chiedono giustamente molti più documenti, molte più informazioni perché sono invase da situazioni di difficoltà, di crisi, e le imprese molte volte, specie quelle più piccole, quelle meno organizzate, non sono in grado di fornire le documentazioni in maniera corretta e talvolta trasferiscono male le informazioni e quindi danno una rappresentazione non corretta della loro realtà aziendale. Questo determina, se ci pensate, una difficoltà da parte della banca di poterla finanziare. A Lecce, il convegno dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per lo sviluppo economico del territorio. Il convegno ha messo in luce importanti aspetti del sistema incentivi e agevolazioni alle imprese che operano sul territorio della Regione Puglia. Si è tenuto in mattinata nel Grand Hotel Tiziano di Lecce il convegno promosso dalla Commissione per lo sviluppo dei fondi pubblici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce sul tema degli incentivi finanziari per il sostegno e il rilancio delle micro e piccole imprese, con il sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'incontro è stato aperto dal senatore Rosario Giorgio Costa. Oggi i dottori commercialisti e gli esperti contabili, ovvero l'ordine di cui io mi onoro di essere presidente, stanno tenendo una giornata di studio e di approfondimento sull'argomento spesometro e sulle altre imminenti scadenze fiscali. In vero, scadenze fiscali sono sempre imminenti e ce ne sono tante, perché fino a quando lo Stato avrà tanto bisogno di denari, vale a dire avrà un costo elevato di funzionamento, il fabbisogno sarà notevole e la complicazione della normativa fiscale sarà sempre più galoppante, e le scadenze saranno sempre maggiori e la pressione fiscale notevole. Lo spesometro è nato sulla spinta di diminuire a tutti i costi la pressione, l'evasione fiscale. E non potendo, non sapendo trovare soluzione per ridurre il costo di funzionamento dello Stato, si insiste sulla necessità di reperire altre risorse e si pensa, ed evidentemente è giusto che sia così o che si pensi, che l'evasione fiscale, se ridotta, determina nuovo gettito. E la verità è che in data recente abbiamo avuto una prova notevole, che quando la lotta all'evasione è notevole, e evidentemente in costanza di una pressione fiscale elevatissima, la stessa lotta si rivela inefficace, inadeguata.
Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.